Volevo dire all'amico La Rosa, se vogliamo collaborare, farla insieme questa cosa, perché noi, ripeto, abbiamo lavorato come Parlamento, abbiamo lavorato insieme ai siciliani per lo statuto, insieme al comitato dei siciliani in difesa dello statuto. Se vogliamo farla insieme, perché il nostro scopo è quello di stare insieme ai vari movimenti senza volerli assolutamente soverchiare o come dire dominare assolutamente, ma collaborare, se volete farlo insieme ci fa tanto piacere. Noi abbiamo in programma questa cosa che è già stata deliberata e porteremo avanti prestissimo, questione di qualche giorno, quindi eventualmente ne riparliamo se vi va. Il nostro piacere è quello di collaborare, anche perché essendo meridionalisti non possiamo non essere sicilianisti. Grazie. Allora, passo la parola a Cettina Fosi, non prima di portare scusa di Gatanarma che è dovuto partire urgentemente. E che comunque ringraziamo perché grazie a lui siamo anche in questa sala. Cettina Foti, che tutti conoscono come patriota siciliano, penso che non ti offendo, ma ti faccio un grande assolutamente, anzi, a definirti patriota siciliano. Allora, io volevo intervenire perché riagganciandomi anche alla domanda fatta da Antonella per quanto riguarda, e dall'altra giornalista che è andata via per quanto riguarda promozione di questa giornata, no? Non esiste assolutamente nessuna promozione, non c'è stata promozione per la festa dell'autonomia, però io qualche giorno fa, c'è stato l'anniversario dello sbarco dei mille, è stato pubblicizzato su tutte le televisioni, su tutti i giornali. Io ho assistito ad un servizio in televisione dove intervistavano giovani delle scuole siciliane che si galvanizzavano quasi a dire che Garibaldi era la festa dell'anniversario dello sbarco dei mille di Garibaldi in Sicilia, e quindi mi sono resa conto che della storia siciliana non ne sa niente nessuno, e quindi sarebbe utile promuovere e far sì che questa festa diventi una festa non solo di giorno di vacanza a scuola, ma effettivamente di promozione dei nostri temi statutari. Mi duole dire che purtroppo in questa giornata non ci sono state, è stato già detto da qualcuno precedentemente, ma non ci sono state assolutamente iniziative a favore della promozione dell'autonomia. Io mi aspettavo che un governo autonomista, quale Crocetta tra virgolette dice di essere, e ha fatto tanti proclami nei mesi scorsi, dall'inizio della sua campagna elettorale fino a qualche giorno fa, dicendo che lui era autonomista e che avrebbe difeso i temi autonomistici, e mi duole verificare che in effetti questo non è stato fatto. Negli anni scorsi io ero componente del tavolo tecnico che preparava i lavori per la commissione paritetica Stato-Regione, e quindi so benissimo gli sforzi che sono stati fatti in tema di attuazione dello statuto, perché vi ero dentro. Ho lavorato insieme ai dirigenti dell'assessorato all'economia, che erano i dirigenti responsabili della rapporti tra Stato e Regione, e devo dire che hanno fatto un lavoro enorme negli anni passati per ottenere quel poco, litigavano in commissione. Io adesso vengo a sapere che questi dirigenti sono stati rimossi, e gente che aveva lavorato per 10-15 anni sui temi dello statuto e che andava a litigare a Roma cercando di ottenere qualche cosa, queste persone sono state rimosse dal loro incarico e sono state sostituite con gente che di statuto non si è mai occupata e che si occupavano precedentemente di liquidazione di pensioni. Questo dico questo perché, non per difendere i dirigenti che sono stati rimossi assolutamente, ma per fare capire qual è l'interesse di questo governo nei confronti dei temi dello statuto. La motivazione con cui sono stati rimossi questi dirigenti è che erano troppo litigiosi in commissione Stato-Regione e difendevano troppo gli interessi della Regione, quindi. Per cui questa è stata un segno di come si possa difendere lo statuto e l'autonomia siciliana. In secondo luogo volevo anche lanciare un'iniziativa e fare sapere che cosa personalmente sto facendo per quanto riguarda, insieme ad altri amici, per quanto riguarda la promozione dello statuto e
più che una battaglia per l'autonomia, una battaglia per l'indipendenza. Mi sono trovata a parlare con amici della Catalogna e della Scozia. Ci siamo incontrati a Vicenza, al primo meeting dei movimenti indipendentisti europei, che è stato nello scorso dicembre, e da lì ci siamo tenuti in contatto e parlando con alcuni rappresentanti dei movimenti catalogni, della Catalogna, loro mi hanno spiegato che hanno fatto un'iniziativa veramente bella, quella dell'Associazione dei Comuni per l'Indipendenza. Questa Associazione dei Comuni per l'Indipendenza, loro in poco tempo, nel giro di 2 anni, hanno associato circa, su 900 comuni in Catalogna, hanno associato circa 750 comuni. Trasversali, non è di un unico colore politico. Noi stiamo cercando di fare questa stessa cosa qui. Certamente sì. Io sto partendo dal mio comune per vincere la battaglia nel mio comune, perché vincendo la battaglia lì ovviamente si passa a tutti gli altri comuni. Ho dialogato, devo dire, con molti altri sindaci, un po' di tutta la Sicilia, e nel giro di poche settimane ho avuto lo sta bene da almeno una 40 di sindaci. Per cui però dobbiamo vederla attuata questa iniziativa. Anche, esattamente. Questi sono lo zoccolo duro, però a questa associazione hanno aderito molti altri. E noi abbiamo intenzione di fare uno scambio con la Catalogna, proprio in questo senso, perché ne abbiamo parlato. Associare i comuni qui e poi lanciare questa, diciamo, una partnership con la Catalogna, l'Associazione dei Comuni per l'Indipendenza della Catalogna. Quindi da qui noi vogliamo partire e cercare di fare squadra, perché ricordiamoci bene che in Catalogna vanno al referendum l'anno prossimo, e andando al referendum possono andarci solo se coinvolgono le autonomie locali e fare squadra a livello di cittadini, e per farlo dobbiamo partire dalla base. La stessa cosa dobbiamo fare noi. Non ci riesce, non c'è riuscita, vuol dire che ci riusciremo con un'associazione trasversale, no? A questo punto. Questa, io capisco che è una cosa molto ambiziosa questa. Anche quella si può vedere. No, non c'entra questo. Io ho parlato con Giovan Paolo a Roma, del suo padre Pietro Avesse, ci arriva attraverso l'associazione per gli scomparsi. Io sono proprio in contatto con loro e sono in contatto con il presidente, che è un sindaco, il presidente dell'Associazione Comuni per l'Indipendenza. E quindi da lì io penso che possiamo partire. Bella idea. Okay. E lo lanciamo qua oggi, giorno dell'anniversario. Il caso va a colpo. Bravo. Anche se non mi sono parlato. Va bene, a questo punto. Forza Sicilia. Penso che potremmo fare l'organigramma, scusa, finiamo il concetto. E nei ruoli, diciamo, quelli propri, nostri, indipendentisti da sempre, nelle varie realtà locali, proprio tracciare l'organigramma Sicilia orientale, centrale, occidentale, cominciare a strutturarci e quindi approcciare chi è che vive nella realtà provincia di Palermo, approcciare i sindaci, cioè proprio lavorare completamente sul territorio. Allora io vi auguro di usare la conferenza stampa, ringrazio i giornalisti che sono intervenuti, ringrazio i cittadini che sono intervenuti, i militanti, i patrioti, ma soprattutto i giornalisti, perché è importante che si arrivi all'opinione pubblica attraverso un'informazione, quella che finora a noi è mancata. Dico, noi possiamo portare avanti del giusto, possiamo anche portare avanti idee sbagliate, ma che si sappiano. Lasciamo alla gente la possibilità di scegliere il proprio avvenire, ma se alla gente, al popolo siciliano, viene prospettata soltanto una scelta, non potremmo mai cambiare. Quindi avete un ruolo molto importante, è rimasta solo una giornalista in sala, gli altri se ne sono andati, però è stata anche la prima a venire, quindi un plauso alla giornalista, non è, con molta umiltà, non è neanche intervenuto, ma è stata la prima a venire e l'ultima a andarsene.
Ecco, se incontriamo tanti giornalisti come lei, forse la Sicilia potrà avere un futuro migliore. Grazie.